Salve ragazzi, finalmente eccomi con un nuovo video tutorial. Scusate se non ho potuto farli prima, ma non avevo abbastanza tempo e quindi niente, oggi vi farò vedere diciamo lo smalto della settimana che applicherò sulle mie mani, che sarà questo ed è un bellissimo colore estivo. Quindi cosa ci vuole? Vediamo l'occorrente. Naturalmente lo smalto colorato, una base per unghie e anche un top coat. Poi ci serve il solito solvente, io uso questo della Chen, che è senza acetone, e poi dei semplici dischetti lavatrucco. Quindi la prima cosa da fare è sempre quella di applicare una base per proteggere le proprie unghie. Io ho passato questa qua della Maybelline New York, che è il numero 908N. Aspettate che si asciuga e iniziate a passare il vostro smalto colorato. In questo modo, allora. Io già la mia base l'ho passata, vi faccio vedere ora. Ecco qua. Allora, agitate. Sempre senza toccare il giro cuticolo, in modo tale da rendere l'unghio con l'effetto un po' più lungo. Non vi preoccupate se vi sporcate tutto. Poi con l'acetone o con un cotton fiocco potete andare subito a rimuovere lo smalto. Diciamo che questo smalto, questo tipo di colore e lo smalto che ho preso dall'Avon ha bisogno almeno due passate. Infatti, come potete vedere, non è molto coprente. Iniziate sempre con piccole quantità in modo tale che si asciughi prima e potete poi andare ad applicare il secondo strato, anche se qua non ho portato un po' troppo. Ora nel mentre aspettiamo che si asciughi questo smalto e facciamo la seconda passata. Bene ragazzi, dopo aver applicato la seconda passata di smalto, voi prendete questo top coat, io uso quello della Kiko 3 in 1, che è diciamo base, top coat e fortificante, e l'effetto sarà questo. Vedete? È molto carino. Ed è un bellissimo colore estivo, secondo me. Potete abbinarlo con quasi con tutto alla fine. Quindi niente, spero che questo mini video tutorial vi sia piaciuto. Un bacio e al prossimo video. Ciao ragazze!